L'ambiente è un valore e dal primo momento abbiamo dimostrato che non solo è un valore, non solo è un principio da tutelare a difesa di tutti, ma questo nostro intendimento si traduce in fatti concreti. Uno dei primi interventi finanziati con i fondi destinati al piano strategico sono stati proprio per l'ambiente. Con 32 milioni di euro finanziamo l'acquisto di attrezzature per migliorare la raccolta differenziata, il miglioramento delle isole ecologiche dei centri di raccolta. Con 15 milioni di euro abbiamo operato l'acquisto di piante, quindi per creare nuova piantumazione e per mettere in sicurezza il patrimonio arboreo esistente. Dal 2018, quando ci sono stati questi primi bandi, sono seguiti ulteriori altri bandi a tutela delle coste. Andremo a tutelare Marina Grande di Capri con un finanziamento di 2 milioni e 100, Punta Vivara, Procida, Lacquameno. Abbiamo cercato di essere vicini ai sindaci che hanno la necessità di avere degli interlocutori attenti alle istanze, alle esigenze e alle problematiche che attanagliano gli enti locali, che poi sono l'ultimo anello della catena, forse è spesso quello più debole.